Devo dire, prima di entrare nel merito del convegno, che non avrei mai pensato di dover ricorrere all'ospitalità della GAM per poter tenere un convegno su rilevanti problemi giuridici a causa di una veramente incomprensibile revoca da parte della commissione di manutenzione della Corte d'Appello di Torino all'utilizzo dell'aula che ci era stata regolarmente concessa per il convegno. Si tratta di una decisione, come potrete facilmente immaginare, che è molto grave e tra l'altro non è motivata e rischia di essere presa come una censura preventiva, che è del tutto inaccettabile per chi, come l'Associazione Giuristi Democratici, ha sempre fatto della libertà di espressione del pensiero una delle proprie battaglie fondamentali. Dicevo, non conosco ufficialmente le motivazioni, ma non per mia incuria, semplicemente perché non ce le hanno comunicate, ma se escludo ragioni di natura logistico-organizzativa, che sono palesemente inesistenti, posto che a Palazzo di Giustizia vengono regolarmente tenuti convegni per tutto l'anno, non resta che pensare ad una revoca che sia dovuta e determinata da presunti motivi di inopportunità collegabili alla celebrazione in questo periodo al Palazzo di Giustizia di un processo, il processo, uno dei vari processi NOTAV, che potrebbe rientrare, e anzi certamente rientra, tra quelli concernenti il rapporto tra il conflitto sociale, la repressione e la giurisdizione. Mi pare però che se questa è la ragione della revoca, questa decisione sia ancora più inaccettabile e incomprensibile. Da un lato perché impedisce di trattare sotto l'aspetto giuridico temi che sono di assoluta rilevanza sociale, e dall'altra, e forse ancora più delicato per noi legali, finisce per negare agli avvocati il diritto di considerare il Palazzo di Giustizia come la loro casa, da utilizzare anche ai fini della preparazione professionale e della formazione, al fine di approfondire questioni di specifica e assoluta rilevanza giuridica. Il caso che oggi discuteremo, il concorso di persone del reato, è veramente emblematico di questo. E allora io credo che i modi e i tempi della formazione professionale degli avvocati non possano essere determinati da altri. Ma credo che dobbiamo andare oltre, badare al merito delle questioni che vogliamo discutere e considerare con amarezza, ma con fair play, uso questo termine perché mi è stato attribuito da un giornalista in un recente articolo trattando di questa questione, dicevo, reagire con fair play a questo incidente di percorso, e abbiamo cercato di farlo reperendo altra idonea sala che ci consentisse di portare avanti il discorso che avevamo intenzione di approfondire qui. E allora, entrando ora nel merito del convegno, non possiamo non partire dal concetto di conflitto, nelle varie forme in cui il conflitto si può presentare, dal conflitto esterno, conflitto armato tra stati, ai conflitti etnici, ai conflitti razziali ed infine ai conflitti di natura sociale. In genere la genesi dei conflitti esterni è in linea di massima imprevedibile e comunque difficilmente evitabile. La loro è una conclusione sovente drammatica, normalmente rappresentata dalla vittoria di una parte sulle altre. Altre volte invece si possono concludere con trattati di pace, armistizi o, come nel caso del Sudafrica, come ricorderete, attraverso la convocazione di commissioni di pacificazione che passano attraverso una sostanziale accettazione della responsabilità da parte di coloro che si siano resi autori di crimini, dichiarazione di responsabilità cui segue una non condanna.
una non punibilità degli autori. Oppure si può concludere anche con processi, come furono i processi di Norimberga, il processo di Tokyo dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, oppure come sono i processi che si svolgono attualmente avanti la Corte Penale Internazionale. La genesi invece del conflitto sociale di cui oggi ci occupiamo è profondamente diversa. Questo perché il conflitto sociale è assolutamente prevedibile, ma è ancora più inevitabile dei conflitti esterni, se ci pensate, perché l'unico modo in cui può essere evitato è se la politica riesce ad intervenire preventivamente. Ma che cos'è il conflitto sociale? Il conflitto sociale può essere definito come una relazione antagonistica tra soggetti individuali o collettivi in competizione per il possesso, l'uso, il godimento di beni disponibili in quantità limitata. Nella teoria marxista il conflitto sociale è una caratteristica di tutte le società e si sviluppa intorno all'appropriazione e al controllo dei mezzi di produzione, esprimendosi in quello che viene definito il conflitto di classe. Altre teorie lo considerano invece una patologia sociale, risultato di una cattiva integrazione del sistema. Come il conflitto, anche la ricerca di strumenti di gestione dello stesso ha un carattere, una natura universale, perché ogni società cerca di darsi delle regole per far sì che le forze distruttive del conflitto non compromettano la tenuta della vita associativa. In risposta ai conflitti interni sono ugualmente possibili metodi di gestione non coercitiva del conflitto. Facciamo l'esempio della conciliazione, della mediazione, dell'arbitrato. Il diritto può essere un sistema in qualche modo di gestione del conflitto sociale, però proprio per la natura che ha il conflitto sociale di contrapposizione tra gruppi di soggetti che è caratterizzata da una divergenza di scopi tale da rendere oggettivamente necessario o far apparire soggettivamente indispensabile a ciascuna delle parti il neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedire l'azione altrui, anche se ciò comporta l'infliggere magari consapevolmente un danno o sopportare costi relativamente elevati, ecco, dicevo, per queste ragioni, queste caratteristiche del conflitto sociale, la funzione del diritto è estremamente limitata e ridotta e rischia di trasformarsi sovente nella sanzione processuale, nella sanzione penale. In altri termini, il conflitto sociale è endemico alle varie società tutte le volte in cui si verificano momenti di forte divergenza su scelte che mirano a rafforzare un gruppo di soggetti a danno di altri. E quando la politica non riesce a mediare tra le due posizioni contrapposte, ecco nascere il rischio di un conflitto che può determinare anche momenti di violenza, cui necessariamente deve poi porre un argine la giurisdizione. Siamo così giunti al punto chiave del nostro convegno, e cioè il confronto tra conflitto sociale, repressione statuale ed intervento giurisdizionale. Ma di quali casi parliamo? Sui giornali abbiamo letto e traspare anche dalla revoca, dalle motivazioni non comunicate della revoca, che si intendesse parlare solo ed esclusivamente del processo Notav. Non è così. Io credo che la questione riguardi necessariamente tutti i casi di antagonismo sociale, dagli indignados agli occupanti di case, agli esodati, ai disoccupati, ai militanti Notav, Nodal Molin, No Muos, a tutti coloro che si occupano della tutela del loro ambiente abitativo in contrapposizione con una scelta statuale, e infine ai partecipanti alle manifestazioni di massa
qualora si verifichino momenti di tensione che danno origine a scontri e conseguentemente a procedimenti penali. Sostiene il noto sociologo Luciano Gallino che negli ultimi anni vi sono state numerose manifestazioni che avevano il carattere di una forma di lotta di classe atipica e fa l'esempio di varie manifestazioni a partire da quella di Se non ora quando del movimento delle donne, dalle manifestazioni contro il governo indette dalla FIOM, dalle manifestazioni degli studenti, da quelle degli indignados non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, dai partecipanti alle manifestazioni di Occupy Wall Street. Afferma Gallino, e cito le sue parole, bisogna riconoscere che nell'insieme tutte queste manifestazioni sono chiaramente interpretabili come segnali omogenei di una lotta di classe, posta in atto da masse eterogenee di decine di migliaia di persone che hanno capito che i problemi del debito, della previdenza, dell'istruzione superiore, della sanità, dei bilanci da risanare sono in realtà un macigno scaricato dall'alto sulle loro spalle, finché potranno o vorranno reggerlo. È evidente che nello svolgimento di questa forma atipica di lotta di classe si possano verificare episodi anche di rilevanza penale, rispetto ai quali è evidente che lo Stato ha l'obbligo di intervenire in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Viene da dire che nel conflitto sociale e nelle manifestazioni di piazza sempre sono esistiti episodi di violenza, nonostante le stigmatizzazioni di chi vi ha dato causa, le preoccupate analisi di chi ne scorge la sovente frequente inutilità o il carattere controproducente. Ricorda Livio Pepino nel suo libro Forti con i deboli la descrizione dell'assalto al forno contenuta nel capitolo 12 di Promessi Sposi, nel corso del quale, racconta Manzoni, più di uno fu conciato male e due ragazzi vi rimasero morti. Sempre in questo senso mi piace ricordare quanto ha scritto prima di morire Don Gallo nel suo libro Sono venuto per servire, in cui, lontano dall'essere blasfemo, inserisce anche Gesù tra i violenti che contestano l'ordine costituito, citando in proposito il Vangelo. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Né si può dire che oggi i conflitti sociali portino più in violenza che in passato. Gli esempi degli ultimi 50-60 anni ci dimostrano come, purtroppo, momenti di duro confronto anche violento si siano susseguiti negli anni, a partire dai fatti di Genova del 1960 contro il governo Tambroni, alle manifestazioni di Piazza Statuto a Torino nel 1962, alla cosiddetta battaglia universitaria di Valle Giulia a Roma nel 68, agli scontri, sempre a Torino, di Corso Traiano del 69, ai moti di Reggio Calabria degli anni 70 e 71 e infine ai fatti di Napoli prima e di Genova poi nel 2001. Ed anche allora la risposta dello Stato fu assai dura. Ricordo per tutte, proprio perché è attinente al tema di questo convegno, una datata sentenza del Tribunale di Roma del 18 luglio 1962 che condannò gli imputati per i reati di Genova contro il governo Tambroni in base alla sola presenza sul luogo degli scontri, con la seguente motivazione. In una manifestazione di massa come quella del 30 giugno, la sola presenza dei partecipanti, di qualunque partecipante che non sia in grado di dimostrare categoricamente la propria estraneità, costituisce di per sé elemento costitutivo necessario e sufficiente ad affermare la responsabilità. Ahimè, motivazioni di questo genere sono anche attuali. Dico questo per dimostrare che non c'è mai nulla di nuovo sotto il sole.
le vicende storiche si ripetono ciclicamente, simili se non uguali a se stesse nel tempo. Ed oggi siamo certamente in un momento in cui maggiore deve essere l'attenzione del democratico ed in particolare del giurista democratico per far sì che sempre vengano rispettati i diritti di espressione e di dissenso dei cittadini, naturalmente con i limiti previsti dalla legge, ma con il pieno rispetto di tutti i diritti di difesa che le stesse norme impongono. Sia chiaro, un assetto sociale e istituzionale più giusto e rispettoso dei diritti delle persone si può costruire solo attraverso la inclusione all'interno della società e non attraverso l'esclusione o attraverso la prevaricazione e la violenza. Ma questo deve essere valido per tutti, i cittadini e le istituzioni. In questa opera la giurisdizione viene messa alla prova e deve dare una risposta credibile, rigida, ma non cinicamente repressiva, e senza dare l'impressione di trasformare in un mero problema di ordine pubblico una questione che, per le ragioni che ho cercato di esporre prima, ha invece una base nel conflitto sociale e nella contrapposizione tra punti di vista ed interessi opposti. Sovente invece si ha l'impressione, e della fondatezza di questa impressione che ci piacerebbe discutere oggi, che si finiscano per creare due binari, uno per i processi tra virgolette normali ed uno per quelli determinati dal conflitto sociale, per i quali i tempi sono certamente accelerati, e ciò in nome di norme sicuramente presenti, in nome di sicuramente presenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, così come induce a qualche riflessione l'utilizzo sempre più diffuso di misure di prevenzione che sovente finiscono per dare l'impressione di una censura preventiva dei comportamenti e delle libertà individuali dei cittadini. Valga per tutti l'utilizzo improprio e sovradimensionato della misura del foglio di via o la richiesta di applicazione ai casi di manifestazioni di piazza dei DASPO già previsti per le tifoserie calcistiche. Ed allora vogliamo discutere di come sia possibile coniugare le opposte esigenze di relativi diritti, governando secondo uno stato di diritto il legittimo diritto al dissenso con i suoi limiti ed in un quadro di obbligatorietà dell'azione penale, sempre ricordando che, come hanno affermato due illustri esponenti di Magistratura Democratica, Luigi Marini e Pier Giorgio Morosini, a margine di un convegno tenutosi a Napoli nel 2011 su un tema assolutamente analogo a quello oggi qui in discussione, c'è una tendenza preoccupante, qualcosa che lega idealmente le recenti manifestazioni collettive del dissenso e che affida alle direttive superiori in materia di ordine pubblico la vistosa crisi sociale del nostro paese, con una escalation nell'uso della forza nelle piazze e una erosione delle garanzie processuali, secondo uno schema già ben collaudato sul problema immigrazione. La politica sembra voler assegnare all'indagine penale, nei suoi momenti ancora sommari, il compito di dare segnali esemplari o peggio ancora di funzionare come strumento di tutela dell'ordine pubblico. Lo sforzo che vogliamo provare a fare insieme con gli illustri esperti, relatori e interventori alla tavola rotonda che seguirà, che abbiamo chiamato a relazionare su alcuni degli aspetti che ho sommariamente riassunto, è proprio quello di aprire un dibattito e, se possibile, un dialogo sul modo di affrontare i processi che derivano dal conflitto sociale, restando fermamente ancorati ai principi di uno Stato di diritto, nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e delle persone offese dal reato. Come sempre, è questione di equilibrio. Grazie.